Oh, eccoci qua. Dopo una settimana di pausa continuiamo la retrospettiva di King of Fighters proprio per celebrare l'uscita del 15, che ormai è uscito da una bella settimanella e passa. Con King of Fighters 95, nel primo episodio abbiamo sconfitto Rugal Bernstein, diciamo, l'organizzatore del torneo. E cosa abbiamo scoperto? Niente, che tramuta tutti i lottatori, che sconfigge in statue perché c'ha sta mania qua. Poi ho detto che diventa Omega Rugal, ma in realtà no, Omega Rugal è qua nel 95. Adesso andiamo a cliccare, il solito caricamento con le tips. Qua sì, ho già anticipato che c'è di nuovo lui, però abbiamo qua l'introduzione di diversi personaggi nuovi. Io poi sono andato un po' avanti per capire bene, perché l'ultima volta lo streaming è durato 2 ore, di cui una solo per battere Rugal. Quindi abbiamo solita versione Neo Geo, jingle del Neo Geo che ci piace tanto. Adesso vediamo la presentazione del 95, quindi secondo capitolo. Ok, sarà condotto come il precedente, quindi uno dice perché dovrei partecipare visto che c'era un super cattivo. Vabbè. Infatti chi è l'host di questo episodio? Sempre lui, quindi. E noi come al solito ci partecipiamo. Ecco, nuovo team con Yori Yagami, Billy Kane e Eiji Kisaragi direttamente da Art of Fighting, mentre Billy Kane, quello col bastone, è fatto al fiori. Quello che si è visto per un attimo è il padre di Kyo, che anche lui ha il potere del fuoco, no? Che adesso vedremo con calma, perché c'è una lore importante in questo episodio. Loading, let's go. Noi abbiamo deciso di fare, cioè ho deciso di fare tutto il gioco con il female team, perché dall'episodio precedente comunque abbiamo, vedi, questo è il team nuovo con i personaggi appena citati. I restanti sono più o meno uguali, sì, c'è il team Korea, il team Psycho Soldier, Art of Fighting, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo, let's go. Si parte su. Aspetta, ci deve essere un errore. Perché mi ha fatto un team misto come avversario? O dopo essermi preparato? Eh sì, mi ha fatto un team misto, un attimo devo riavviare perché, ecco, ovviamente. Oh, è sempre andata bene quando ho fatto le prove, perché ho fatto le prove anche per questo, no? Per poter sconfiggere il boss in un orario decente, se no dura troppo. Niente, non so perché mi ha fatto un team misto. Se no non mi fa il finale, ti fa il team edit, no? Io scelgo loro. Ok, adesso sembra regolare. Mi ha scelto il team Fatal Fury. È una coincidenza perché non lo so. Vabbè, l'importante, adesso vediamo dal prossimo in caso riavviamo. Ok, let's go. Voglio fare veloce perché ho paura che non sia diviso a team questa volta. Io voglio fare l'arcade normale con i team giusti. Choreppa. E oggi siamo molto diretti, comunque ho scoperto intanto che probabilmente dovrò riavviare. Spiego una cosa. Questo format in verità è già stato fatto purtroppo in Italia, che è Buongiornissimo Arcade del buon Kenobi Sboch.
Se mai vedrà questo video, vorrei dirgli che io sono uno di quei ragazzi che ha partecipato alla tesi di Power Bocce 9999, che è un gioco ideato da lui, e la scuola di cui facevo parte aveva il compito di realizzare il gioco. Quindi come tesi ho fatto il character design di uno dei personaggi, precisamente il messicano El Bombo, e dei prop e di alcune interfacce 2D che mancavano, così ho dato la mano a chi serviva. Oh, occhio, eh. Niente, oh. Joey Gashi ci ha massacrato. Comunque era una piccola premessa. Adesso torno a massacrare con la mitica King. Vediamo se il prossimo team funziona. Però mi dà l'idea di no. Molto girl power, woman power questa frase. Sì, ok. I team sono giusti. Lui ha messo prima Aidern e noi mettiamo prima King. Perché quando ho fatto le prove, questo team, in particolare il team degli Ikari Warrior, è tosto. Non so perché Aidern fa delle mosse super cheap. Aidern, let's go, allora. Quindi gioco molto safe. Volevo collegare il trap shot. Ok, giocando safe, vedi, essendo già preparato. Comunque, volevo dire, di sto scenario molto bello come composizione, però mi pare che il Black Hawk, cioè l'elicottero, il simile Black Hawk, l'elicottero sia molto più grande, cioè non è proprio, cioè per essere distante così significa che quella ruota è grossa più di due cristiani messi uno sopra l'altro, o anche di altre religioni comunque. E non esiste un... bella lì. Quanto mi piace questa target combo di King che ti fa questi due calci veloci. Dai, oggi facciamo anche presto perché dopo ho anche una gabola per il boss finale. No. Clark Steel. Poi ho anche in mente di fare di coprire, di coverare anche altri picchiaduro SNK. Samurai Showdown già ce l'ho la collection se non sbaglio. No, c'ho solo il 5, vabbè. Però quelli non li facciamo tutti perché alla fine saranno molto simili, cambiava poche cose. Ai ai ai. Tipo i primi due. No, il primo è diverso, poi il 2 è quello un po' più classico. Il 3 e il 4 sono molto simili, poi dopo gli sprite dal 3 in poi sono tutti uguali, quindi. Però quello che mi piace, quello che ho giocato di più era il 4, perché quando ero piccolo l'emulatore arrivava fino a quello, il 5 è abbastanza moderno, perfetto. Quadrato, quadrato, tondo, quindi pugno veloce e calcio forte. Intrappolato nel mio incantesimo di bellezza, eh. Un altro, diciamo, mangia la polvere. Ecco, il nuovo team, un po' misto, quindi abbiamo Billy Kane da Fatal Fury. Allora, facciamo quest'ordine qua. Ah no, ho sbagliato, volevo. Vabbè, uguale. Ecco, questo è un incontro a tema Art of Fighting, che è un altro picchiaduro che vedremo. Sembrano si sono indeboliti, sembra. Perché è un gioco di comunque di distanze, no?
Ah, eccolo, niente, mi ha fottuto. Sto stage sembra una città vicina a me che è falconara. Preso in controtempo il buon Eiji Kisaragi. Oh, qualcuno sta seguendo. Buondì, benvenuto a Arcade Matutini. Per copiare, giusto per. Siamo contro il team di Yori Yagami introdotto nel 95 e che si fosse sintonizzato solo ora. E stiamo coprendo la Orochi Saga, poi andremo a vedere il perché. Perfetto. Anche Yori è out, c'è rimasto il buon Billy Kane. Perché Billy Kane fa parte della cricca di Gizawa, del boss finale di Fatal Fury, quindi c'è tutti quelli di South Town praticamente. Anche qua tutti introdotti nel torneo di King of Fighters, sì. Poi dal prossimo ne vedremo delle belle, io ho già un po' anticipato perché non mi ricordavo. Vedremo proprio il team dei boss dei giochi SNK in verità. E avremo un cambiamento, nel senso che uno dei nostri membri sarà sostituito, non dico chi, se vogliamo sempre fare la storia. Ecco, il Tornado Kick, bellissimo. Niente, me l'ha counterato. Perfetto, l'importante è che è schiantato lui. Fatti una doccia, stolto. Dice la buona King. Eccola, stavolta c'è Vice come segretaria. O è Macho, non mi ricordo mai. Vabbè. Vedi, vuole sempre decorazioni per la sua living room, quindi per ora la statua, sì, la statua, la mania delle statue non è cambiata. Però andremo a vedere, perché c'è un pizzico di lore in più in questo episodio, ma proprio un pizzico che vi spiego io poi quando ci arriviamo. Quindi Team Corea, col solito Freddy Krueger in miniatura, il buon Choi. Choi Bounce si chiama. Eh sì, ciao. C'ha le mosse un po' di Lee di Art of Fighting. Ecco, questa qua è molto similare. E oggi andiamo abbastanza spediti, devo dire. Meglio così perché ormai abbiamo capito la tecnica. Ho paura sempre per il boss finale perché la gabola mi è uscita 2 volte su 2, speriamo anche quando sto registrando. Sempre un cacciò di rinforzo. Con Chang bisogna stare lontani che è un grappler, infatti già sono troppo vicino. Ecco, adesso mi fa la presa sicuro, sapevo. Ho voluto tentare un Isatsu Shinobi Baci perché se no non lo faccio mai. Oh, perfetto. Con un proiettile. Kim Kamp-hwan Taekwondo. Vabbè, che in verità tutti farebbero Taekwondo, ma non mi pare. Perché dopo tutti hanno la divisa da Taekwondo che si chiama Dobok. Però nei primi capitoli no. Ma forse è meglio perché alla fine gli altri mica fanno taekwondo. Uno c'ha una sfera d'acciaio, non so, a meno che non ci sia qualcosa collegato. Guarda quelli che sono contenti dietro. Già sono a King. Ma ancora c'ho Yuri, vero? Sì. Il Venom Strike, attenzione.
Perfetto, scivolata bifida. Let's call it a day, nel senso che un modo di dire per dire ormai la giornata, per dire andiamo a casa. Da non italiano si potrebbe dire abbiamo portato a casa la giornata, per dire. Vuol dire che non c'è più, non è più necessario continuarla, possiamo tornare a casa, ecco. Abbiamo già fatto cose che ci hanno soddisfatto. Let's call it a day, termine anglosassone, proprio English che. Infatti King è inglese, adesso mi ci fai pensare. Ah, è vero, anche il team. Questo è l'Hero Team, ricordiamo, con Kyokusanagi e i suoi amici, con Polnareff nello sfondo, ovvero Benimaru Nikaido e Goro Daimon, campione di judo. Io pensavo facesse tipo no, Aikido, qualcos'altro, invece è proprio judo. Ecco, Benimaru Nikaido. Che ogni episodio ricordo che è ispirato a Polnareff, ma palesemente, poi ricordiamo, soprattutto in questi primi capitoli. No, vabbè, pensavo di chiuderlo con Mai, invece no. Che abbiamo King. Sì. Benimaru! Oh, però anche con i. Bellissimo, Goro Daimon. Infatti, grande eroe, gli sono andato subito vicino. Invece, bisogna tenerlo a debita distanza. Altrimenti, è un attimo, ecco che perdiamo il vantaggio uomini. In questo caso, ecco appunto. Adesso lui si ricarica al massimo. Devo stare un po' attento qua. No, come ho fatto a prendermi da così? Ciao for now, così. Certo che continuiamo. Ripartiamo con Yuri Sakazaki. Devo dire che Goro ci ha massacrati. Pseudo cross up e Kyo è fuori. Ricordo che anche sto team era un pochetto difficile quando ho fatto le prove. No, lui ha priorità, quindi conviene magari. No, niente. Massacrato. Oh, ma cavoli, che range che c'ha. Niente, c'è la priorità lui, però dovrei sopravvivere forse. No. Con King devo finire Goro e fare anche Benimaru. Ce la potrei fare.
Ottimo, non so perché non mi ha coinvolto il terremoto. No, ha avuto priorità lui. Massacrato di calci di King, i più forti del gioco, secondo Team Art of Fighting, praticamente tutti i parenti dei Yuri. Quindi fratello contro sorella, sì. C'è il maestro che dovrebbe essere il padre. Non ho mai capito. Tanto fanno tutti i Sakazaki. Quindi lei dovrebbe essere la sorella di Ryo. Poi quando giocheremo ad Art of Fighting, copriamo al meglio la lore. Robert Garcia invece è anche lui il classico occidentale che vuole fare il karate, ma come Ken di Street Fighter. Ma si chiama Robert Garcia, ma è italiano. Perché i giapponesi non sanno bene come funziona qua. Ci confondono con gli spagnoli. Vabbè, magari al tempo c'era meno informazione, vabbè, che non è che siamo all'età della pietra, siamo nel 95. Però Robert Garcia è italiano, infatti dopo useremo lui su Art of Fighting per la lore. Takuma Sakazaki, che poi diventerà, ha detto, anche Mister Karate per varie cose. Vedi? Tenendo alla debita distanza. Ah, era stordito, cavoli, potevo fargli una mossa più efficace, però comunque è andato a tappeto. Oggi sto discorrendo un bel po', eh. Ecco Robert Garcia. Cacciò sende rinforzo su Wake Up. Comunque tutti loro sono degli pseudo Shoto, si può dire, perché. No, ma ha preso lui. Ottima mossa. Vedi il ganzo italiano. Potevano chiamarlo Roberto a sto punto. Anche questo è un match classico di Art of Fighting, perché anche King. C'ha prescia, c'ha fuga, c'ha fretta. Eccolo qui. Il padre di Kyo. Mirror match, non so perché ti fa fare il mirror match, vabbè. Ah, bello lo stage qua, il bar di King. Tanto King lavora nei bar. Infatti ci sono cameriere uguali a lei, solo che lei è l'unica vestita coi pantaloni, perché lei gli piace vestire così, non ci interessa. Col jazz, bello, mi sa che è un bel. Dietro la gente che suona. Perfetto, ha funzionato il Cacciosen su Wake Up. Lady! Mai è l'unica che può camminare abbassata, tipo. Yuri,
Ah, che miseria. Madonna, l'errore fare l'attacco aereo. No, mi ha preso lei. E poi c'è anche quella mossa lì che non è male. Ah, guarda, c'è anche Todo, Duck King, che era l'altro, non so, non mi viene il nome. Ah, il pugile. Pugile del team America. Occhio, perfetto. C'è rimasto solo il team Psycho Soldier. No, c'ho una dritta da dire su questo team. Che il numero uno, messo da loro, il vecchio anziano, no? Che non mi ricordo come si chiama lui? Chong, non mi ricordo mai come si chiama. Ah, Chin, esatto, Chingenzai. È ispirato a un film degli anni 70 che ho visto proprio ieri sera dopo Kung Fu, perché io pratico Kung Fu. Che il serpente all'ombra dell'aquila e il maestro di quel film che insegna a Jackie Chan questa nuova la tecnica del serpente ha le sembianze, cioè nel senso Chin è stato fatto sulle sembianze di questo maestro che si chiama Pan Chong, mentre Jackie Chan si chiama Cheng Fu nel film. E poi ci hanno ispirato un altro personaggio di un altro picchiaduro che vorrei portarvi, ma non c'è su PlayStation. Forse riesco con qualche gabola, ovvero il picchiaduro del film di Double Dragon. Oh, cross up. Tenere a distanza. Nippoichi. Questo so io, ma assomiglia un bel po', incredibile. Niente da fare. Devo capire una cosa, se la Maximum Mode ti dà anche dei vantaggi prioritari o più danni. Io non la uso mai perché le mosse speciali non convengono usarle in questo. Non sono molto convenienti. Perfetto. Adesso arriva il clou. Una trappola, ancora, è certo. Se l'organizzatore è lo stesso. Dove siamo? Al cospetto di Rugal. Thank you.
Vedi, lui fa sempre i complimenti. Charming to the last. Eccolo. Perché Saishu Kusanagi è stato, come posso dire, manipolato. Volevo dire brainwashed, ma in italiano non mi veniva. Perché ha il potere del fuoco, no? Che è uno dei tre, non uno dei tre poteri, diciamo, che è discendente di quelli che avevano sconfitto Orochi. Non so se l'avevo spiegato nella prima run, diciamo. Perché questo torneo si basa su questo Orochi. Allora, lui non mi ricordo, è comunque tosto, devo stare attento. Mi sa che sempre col solito trucco riusciamo. Adesso mi devo un po', non mi ricordo come si batte, però dopo averlo battuto. Perfetto. Adesso un attimo ci riprendiamo mano, non mi ricordo lui come si batte, però quello dopo è, dopo vedremo. Sì, penso che lui si batta nel modo tradizionale. Perché dobbiamo competere con. Iniziamo con King. Yuri e poi Mai, perché Mai ci serve un po'. Lui mi prende da quella distanza, cioè dalla. Sinceramente, sai che non mi ricordo come lo affrontavo. Forse così? Sempre la tecnica del muro. Comunque il tempo di capire ci siamo, eh. Questo è un piccolo spoiler della tattica che useremo dopo. Pare che anche con lui funzioni abbastanza, eh. Ecco, adesso so cavoli amari. Questo è Omega Rugal, non quello dell'altra volta. Guarda quanto è figo. C'ha la mano bionica e poi c'ha il simbolo dell'Omega. Ecco, devo stare attento. La tecnica è questa. Devo stare molto attento, però. Devo a stare molto.
Esatto, per pochissimo, comunque questa tecnica funziona da Dio. King, Yuri e Mai alla fine. Sì, bisogna rifare Saishu. Va bene. Potevo far meglio, ma... No, non volevo avanzare. Perché se non faccio il comando bene mi avanza con il colpo di sedere, io volevo fare questo. Questo attacco non lo para la CPU, soprattutto, cioè, solo i boss finali, tipo Saishu e Omega Lugal non lo parano, tutti gli altri ci perdi perché lo parano, tu perdi frame e ti fanno una presa o comunque un attacco devastante. Rivediamo il video se qualcuno gli piaceva l'artwork di Omega Lugal, bellissimo. Rivediamo il simbolo Omega nella schiena. Ecco, non devo farlo combaciare col Genocide Kai. Cioè, incredibile. No, sono stato zitto per un motivo particolare. Dopo vi spiego. L'unico, cioè, lo stavo per vincere, l'ha parato. L'unica volta che l'ha parato. Incredibile. Quindi dicevamo King, Yuri e Mai. Ma ti pare possibile una roba del genere? Questo è proprio boss rage. È sempre. Ecco, metà vita già. Incredibile. Però skippiamo perché tanto. Go!
Mi sono ricordato una cosa. No, non è possibile. No, non è possibile. Oh, si è preparato. Si è preparato anche a questo adesso. Adesso proprio quando sto registrando. L'altra volta la prima botta l'ho fatto. Dai, comunque mi sono ricordato una cosa che adesso vi dico. Che adesso partiamo con Yuri. Poi King, poi Mei. Mai. Adesso mi sono ricordato una mossa che, a cui è debole la CPU. Non sempre però. Infatti già ho... Niente. Porca miseria allora. Che è questa command grab di Yuri che non è male. Perfetto. My fate was to lose, I'm impressed. King Bata, Lugar, Eddie, go! Beh, un po' gli ho tolto. Ehi, vabbè. Dai, speriamo di risolverla a breve. Che gli ho detto, ma Yuri, ok. Proprio quando devo registrare, incredibile. Niente, quella command grab non funziona. Due volte perché lui è forte. No, perfetto. Skippiamo. No, adesso me la sto cercata, però andiamo via da qui.
No, ero imparata, però mi sta che stavo saltando. Porca miseria, per pochissimo ogni volta. Sì, riprovo sicuramente, Rugal. Facciamo così. Perché tanto Yuri me la massacra. Ma l'ho fatta io. Niente, ho provato altre cose. Vedi, con lui è abbastanza easy Ruga, lì mi ricordo che era easy uguale, solo che boh. Se me lo fa in coincidenza col Genocide, tipo se mi fai una roba del genere, io come fa? Che rabbia, veramente. Non funziona sempre, adè che sto registrando? No, incredibile. Ti giuro, l'altra volta ero in party così con un amico mio, facevo le prove, 2 secondi. E non sapevo manco sta gabola del Tornado Kick. Bella. Il trap shot. Sbagliato. Niente, mi ha fatto lo scatto in avanti per sbaglio. Ho sbagliato. Devi giocare di distanze. E c'ho paura di Rugal, chissà se gli posso fare la presa quella lì. Ovviamente no. Come Chad Rugal. No, non ci posso. L'ultimo lo para sempre. Gli mancavano altri due di questo mossa.
che non so come si chiami, di Mai Shiranui. Quindi abbiamo detto iniziamo con King, poi Yuri, poi così. Forse perché devo stare più concentrato. Da distanze devastanti, Ah, speriamo bene con Mai, devo togliere tutta la vita, ma ne dubito, eh. Almeno lui è più onesto, non la para mai. Vabbè, oppure te la counter ogni tanto. Più che altro a Mai gli serve abbastanza vita, perché la prima volta che stavamo riuscendo... Incredibile, parata subito. Bellissimo. E di nuovo con le nostre amiche. Sì, tutti felici e contenti, hanno vinto. Tanto offre King che c'ha il baretto. Ecco appunto. Prossima volta nuovi partner. Non ha tutti i torti. Uno dei. Nel 96 questo team avrà una variazione. Adesso poi ne parleremo la prossima volta. Quindi, cosa è successo fino adesso? Niente, due volte Rugal, che per stavolta è stato Omega. Molto Chad, molto forte, e ha fatto il lavaggio di cervello al padre di Kyo, perché fa parte della famiglia Kusanagi. Ricordiamoci, vogliono per sigillare nella mitologia giapponese Orochi, questo serpente a tot teste, mi pare 6, Yamata no Orochi. Ci vogliono i discendenti delle tre famiglie, comunque appartenenti a persone appartenenti a queste tre famiglie che hanno custodiscono gli oggetti sacri, ma ancora non è stato annunciato niente di tutto ciò. E dice: allora cosa c'entra Rugal con Orochi? Perché la Orochi saga inizia così? Non lo so, non mi ricordo sinceramente, perché lui comunque voleva prendere il potere di Orochi, insomma, non, poi veramente così è, perché l'avevo letto ultimamente. Comunque dal prossimo sarà molto più chiaro, adesso non spoileriamo niente, anche perché se non lo dice qua, non c'è. Comunque io mi ripasso sempre un po' di lore. E niente, adesso io perché ho fatto una settimana di pausa, di streaming, perché ero via da un amico a Parigi, niente, siamo tornati con la Orochi Saga.
Spero che siete stati bene e ci vediamo presto con King of Fighters 96. Interrompiamo, boh.